Ciao a tutte, oggi un video haul con gli acquistini che ho fatto oggi assieme ad Ilaria. Siamo andate un po' a spasso e da Coin abbiamo preso un po' di cosine. Vi faccio vedere quello che ho preso io. Per cominciare ho preso le salviettine, quelle per struccarsi per il trucco waterproof, delle quali trovate una recensione fatta da Ilaria sul blog. Del quale vi lascio il link nel box. E quindi volevo provarle e queste qui le ho pagate, dovrebbe essere 1,49 euro, perché sullo scontrino della Coin non vi mettono il nome, però insomma dovrebbero essere queste 1,49 euro. Poi rimaniamo sulla Essence. Ho preso i cerottini per il naso, quelli per i punti neri del naso. E state attenti che se volete questi cerottini qua, ci sia scritto Nose, perché sono mischiati assieme a degli altri patch che hanno fatto, mi pare per il mento e per questa zona qui. E dato che la confezione è quasi identica, magari vi potreste sbagliare. Quindi state attenti se volete questi per il naso, e questi dovrebbero costare 1,99 euro. Poi, sempre della Essence, ho preso un rossettino, che è questo qua, che è quello che ho su adesso perché l'ho provato, ed è il 44 e si chiama Almost Famous, ed è molto molto carino. In più questi rossetti della Essence hanno un profumo ottimo. Io ne ho altri due, non hanno una durata eccezionale, ma a me i rossetti durano comunque poco, però il colore mi sembra molto carino. Dopodiché, sempre rimanendo in tema labbra, ho preso due matite perché vi avevo detto che volevo provarne delle altre, e quindi oggi ho colto l'occasione e ho preso la 07, che è la Cute Pink, che è quella rosa, quella più rosa, e questa che invece è un nude e si chiama 11 in the Nude. A me piace usare queste matite anche come rossetti, quindi ci coloro tutte le labbra e poi metto un velo di gloss sopra e il colore mi dura di più. E queste matite lo permettono perché sono molto cremose, non sono dure. Le matite costavano 1,49 euro, il rossettino 2,79 euro. Per finire, ho preso il temperino doppio della Essence, anche questo sotto consiglio di Laria, che mi ha detto che l'ha provato e dice che tempera bene. Vi farò sapere. Questo qua, come spesso, aiuto. Ma spesso i temperini hanno il bacchettino, il pirillino, non so come lo chiamate, questo qua, per levare i residui di matita che si attaccano alla lama e poi non riuscite più a temperarci niente perché si crea una colla. Quindi questo si mette qua, molto carino, il suo coperchietto. E questo costava 1,49 euro, dovrebbe essere anche lui. Ce la farò? Sì. Non riuscivo a rimontarlo. L'ho preso in verde acqua, ma ci sono tanti colori carini. Per finire, ho preso una matita per le sopracciglia della Catrice, della quale non ho provato ancora niente di questa marca. E dato che quella della Essence è praticamente finita di matitina, con la quale me l'ho trovata molto bene, ho preso questa che è la 020 ed è la Date with Ash Tone. Quindi dovrebbe essere quella per capelli biondi con un sottotono biondo cenere, che è il colore naturale delle mie sopracciglia poi. E niente, di qua c'ha il suo fantastico spazzolino per sfumarla e per pettinare le sopracciglia. In più è lunghissima questa matita, quindi cioè, ci metterò 20 anni a usarla. E niente, mi pare non dire. Per un'applicazione precisa e per un look naturale. Basta. Ah no, vi dico il prezzo. Il prezzo di questa matita è di 2,99 euro, quindi c'è un 3 euro. E basta. Questi sono stati i miei acquisti. Li proverò, vi farò sapere come mi trovo e vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!